Buongiorno a tutti. Oggi vi spiegherò come eliminare iTunes dal Mac, in quanto il Mac non permette di disinstallare il proprio applicativo iTunes, un po' per questioni di sicurezza della Apple. Quindi per poterlo cancellare vi mostrerò come fare. Innanzitutto dovrete aprire le applicazioni e aprire le applicazioni nel Finder. Dopodiché andare nella voce iTunes e se noi proveremo a cancellarlo premendo Command e Backspace, come vedete compare la voce iTunes non può essere modificato o eliminato perché è necessario per macOS X. Per poter bypassare questa protezione bisognerà cliccare Command E e ci mostrerà le informazioni di iTunes. Vabbè, inserire la password se vi comparirà il lucchetto. Dopodiché, nella voce Everyone, invece che solo lettura, mettere lettura e scrittura. Dopodiché chiudere e adesso se noi cliccheremo Command Backspace, come vedete l'ha cancellato. Qua mi comparirà Clean My Mac, qua non mi interessa, quindi clicco su Annulla. Dopodiché cliccherò su Vuota il cestino e mi sta cancellando iTunes dal Mac senza problemi. Dopodiché dovrete andare sul sito della Apple e scaricare la versione più nuova, insomma. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.